Roma è nostra! Vinciamo il derby grazie alle reti di Pellegrini, Kolarov e poi Fazio. Ragazzi, partita esemplare da parte di Pellegrini, subentrato a Pastore, messo in un ruolo non congeniale a lui proprio perché non ci gioca molto spesso trequartista. Ha fatto una partita stupenda, il gol di tacco condisce però questa prestazione sublime, ragazzi, veramente grandissimo giocatore. Forse abbiamo riscoperto il ruolo, perché per me è incontrista, mezzala, non è il massimo, ma oggi trequartista ha giocato veramente benissimo. Nel secondo tempo, su punizione, Stragoscia mette malissimo la barriera e Kolarov lo punisce e poi esulta, come è giusto che sia, perché lo hanno insultato praticamente tutti i laziali per essere passato da noi e si è preso la sua rivincita. Me l'aspettavo l'anno scorso, è arrivata quest'anno, sono contentissimo. Poi alla fine Fazio si riscatta dopo un erroraccio che ha concesso il pareggio alla Lazio e ferma il gol del 3-1, miglior partita della Roma in questa stagione, senza alcun dubbio. Non che ne abbiamo fatte tante, ragazzi, perché alla fine la Roma quest'anno ha giocato piuttosto male tutte le partite, ma questa è stata fantastica. I cambi di Inzaghi non hanno cambiato niente se non peggiorato la situazione. Comunque la Lazio nel secondo tempo è stata praticamente evanescente, ha fatto quel gol su un erroraccio di Fazio, ma io ho sempre sostenuto la tesi che una partita non fa un giocatore, quindi lo avrei detto magari anche molto in modo, diciamo, io sarei stato amareggiato qualora avessimo amareggiato, però avrei detto lo stesso che una partita non fa un giocatore e che avrei continuato a sostenere Fazio. Sarei stato un incoerente a fare il contrario, perché mi sono sempre schierato dalla parte dei pro Fazio, quelli che dicono che è un ottimo giocatore nonostante le qualità, diciamo, di velocità siano abbastanza limitate. Ragazzi, ma che partita abbiamo visto, la nostra rivincita, stiamo sotto, non me ne frega niente, questa partita era da vincere e Roma ha vinto finalmente, ragazzi. Coreografia bella, la frase fantastica, ci siamo presi questa benedetta rivincita dopo un momento di crisi. Speriamo che questa sia la partita che ci possa dare il là alla risalita in campionato, ma veramente, ragazzi, partita stupenda. Aspettavo con un'ansia bestiale questo derby e le mie aspettative sono state ripagate. Di Francesco comunque ha messo la squadra con il 4-3-1. Chiedo scusa a Santon, Davide, ti chiedo scusa perché hai fatto anche tu una bellissima partita, hai chiuso su quasi tutte le ripartenze da parte di Lulice e tutti i giocatori che attaccavano sulla sinistra della Lazio e quindi sulla nostra destra, ma la bellezza di questa partita è simboleggiata da Kolarov. Ragazzi, Kolarov ha fatto quel gol che ci ha mandato in paradiso, eravamo in un momento veramente cruciale, o segnavamo oppure molto probabilmente avremmo subito il gol e ce l'abbiamo fatta. Ringrazio anche Stragoscia che, nonostante abbia fatto delle belle parate, ci ha concesso l'opportunità di andare sopra e poi noi, a differenza vostra, questa opportunità non la sprechiamo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche, di seguirmi su Instagram, Simoncini_giallorusso. Ciao a tutti.